l'argomento della lezione di oggi è il circuito risonante. Il circuito risonante serie, in realtà, non devo specificare come è la sua topologia. Si tratta di un particolare circuito a regime sinusoidale, quindi lo studieremo con le tecniche messe a punto ieri, sostanzialmente, dei fasori e così via. In particolare di questo circuito cercheremo di capire qual è il comportamento al variare della frequenza di una pulsazione. Allora, il circuito risonante di cui ci occuperemo, circuito risonante serie, perché esso è la serie di... è la serie di un generatore in tensione, un resistore lineare di resistenza R, un induttore e un condensatore. L e C sono le induttanze e la capacità. Capite perché si chiama circuito risonante serie? Perché gli oggetti in questione, in particolare R, L e C, sono messi in serie, così che la corrente che li attraversa è la stessa e la chiamiamo I, secondo voi, riferimento. Allora, supponendo che questo circuito sia a regime sinusoidale, abbiamo capito cosa ciò vuol dire, ieri abbiamo diffusamente parlato di questo, noi studiamo questo circuito con il metodo simbolico e con i fasori, secondo quanto dicevamo ieri. Allora, ricordate, consideriamo un circuito che abbia la stessa topologia del precedente, quindi avessimo qui per quale abbiamo messo bene in cui ciascuna grandezza viene sostituita dal rispettivo fasore, quindi qua metterò il fasore della tensione E, ok? Immaginando che appunto sia sinusoidale una certa pulsazione. Qui ci metterò l'impedenza della resistenza che è proprio pari a R. Qui metterò l'impedenza dell'induttanza che è J omega L e qui metterò l'impedenza della capacità che è pari a meno J diviso omega C. Va bene. Questo circuito è molto semplice, si può studiare con le regole che ben conosciamo, in particolare sappiamo che poiché le tre impedenze in questione, i tre bipoli in questione rappresentati dalle impedenze, sono collegati in serie, come abbiamo già commentato, si può sostituire questa serie con un'unica impedenza di valore pari alla somma delle impedenze, già ieri vedemmo questa questione, e quindi possiamo dire che il fasore della corrente I, secondo questo riferimento, che è il corrispondente di questa corrente, no, evidentemente, può trovarsi in questi termini, come il rapporto fra il fasore della tensione E e l'impedenza complessiva serie di questi tre, quindi R più J omega L meno, metto J in evidenza, 1 su omega C. Chiaro? Ho sommato le tre impedenze, ho messo J in evidenza. Questo lo posso scrivere anche chiaramente come E diviso R più JX, X che è funzione di omega, lo metto in evidenza perché poi di questo parleremo specificamente, dove la reattanza X di omega complessiva è pari a omega L meno 1 su omega C. D'accordo? Allora, di questa impedenza complessiva R più JX, che sta qui a denominatore, beh, possiamo dire che la parte reale di questa impedenza è sempre R, è costante, diciamo non varia con la frequenza, è proprio pari alla resistenza che ho messo in questo circuito. Viceversa, il coefficiente immaginario, cioè la reattanza X di omega, dipende appunto dalla frequenza omega secondo questa relazione. Se io volessi diagrammare questa funzione x di omega, che cosa osserverei?
in funzione di omega, no? Allora, quando omega tende a zero, allora di questi due termini quale prevale? Beh, chiaramente prevale il secondo, perché questo tende a zero, mentre questo tende a meno infinito. Quindi tenderemo a meno infinito, così. Ok? Questo quando omega tende a zero. Quando omega tende a più infinito, invece, di questi due termini, chiaramente domina il primo, perché questo termine andrà a zero, vedete, perché c'è omega denominatore, e quindi quando omega tende all'infinito, x di omega tende all'infinito come omega n. Quindi se io metto qui una retta omega l, all'infinito io cercherò di adeguarmi a questa sintoma. Questo è omega per l. Ok? Chiaro? Poiché si tratta di una funzione continua, in mezzo chiaramente sarà un punto in cui passa per zero. Se qua vale meno infinito e qua vale più infinito, al limite, chiaramente in mezzo ci dovrà essere almeno un punto, poi si vede insomma che ce n'è uno solo, in cui va a zero. Questo valore di omega, questo è x di omega. Questo valore di omega, che è chiamato omega 0, tale per cui la reattanza si annulla, si chiama anche pulsazione di risonanza. E adesso capiremo quali sono le sue proprietà. Quindi, omega 0, pulsazione di risonanza. Bene, a quanto è pari questa pulsazione? Beh, è, abbiamo detto, la pulsazione tale per cui x di omega è pari a 0, quindi scriveremo x di omega 0 uguale a 0, il che vuol dire 1 su, vedete, scusate, ho messo prima, omega 0 l meno 1 su omega 0 c uguale a 0, ovvero omega 0 quadro per LC meno 1 uguale 0, moltiplicando per omega 0 C, vedete? Ovvero ancora omega 0 uguale radice, anzi 1 su radice di LC. Ho preso chiaramente la determinazione positiva. Poi voi quando farete l'esame di controlli generalizzerete quello che noi diciamo qui anche a, diciamo, alle frequenze negative. Adesso non sto qui a specificare altro. Per noi, chiaramente, per come noi abbiamo interpretato fisicamente questi circuiti, possiamo considerare esclusivamente frequenze positive dal nostro punto di vista, però questo poi sarà generalizzato, come vedete. Comunque sia, la pulsazione di risonanza è quindi omega 0 pari a 1 su radice di LC, è il valore, ripeto, in cui si annulla la reattanza. Bene, cerchiamo di capire un po' meglio che cosa significa questa pulsazione di risonanza. Allora, interpretiamola prima, diciamo così, fisicamente, poi diamo un po' di proprietà matematica. Allora, quando la pulsazione è inferiore a omega 0, quindi siamo da questa parte, la reattanza diventa negativa, vedete? È negativa, il che vuol dire che di questi due pezzi prevale questo. In altri termini, siamo in una situazione per omega minore di omega 0 in cui il comportamento capacitivo, diciamo così, prevale su quello induttivo. La reattanza diventa negativa, no? E prevale questo pezzo qua. Quindi, per pulsazioni più piccole di quella risonante, il circuito si comporta come un circuito omico-capacitivo, secondo quello che dicevamo ieri, no? Viceversa, quando omega supera omega 0, di questi due pezzi prevale questo, la reattanza diventa positiva, e quindi il comportamento di questo circuito per pulsazioni superiori a quella di risonanza è di tipo omico-induttivo questa volta. Alla pulsazione di risonanza la reattanza è rigorosamente nulla. Vediamo cosa ciò significa in termini di corrente. Noi qui abbiamo calcolato il fasore di corrente, vedete? Vediamone modulo e fase a che cosa sono uguali. Allora, vediamo il modulo.
Allora, il modulo della corrente, vi ricordo, il modulo del fasore corrisponde al valore efficace della sinusoide, vi ricordate ieri la corrispondenza? Chiaro? Questo dobbiamo sempre tenerlo a mente. Allora, io indico con I senza segno sopra il modulo. Guardate, questo è un fatto di notazione importante su cui voglio battere sin da subito, perché poi noto una certa sciatteria nei vostri compiti. Allora, vi prego di indicare sempre i fasori, cioè i numeri complessi che rappresentano le sinusoidi, con un segno sopra, per indicare che sono appunto numeri complessi. Viceversa, i moduli dei fasori, che rappresentano i valori efficaci delle sinusoidi, vengono indicati senza segno sopra. Quindi I senza segno per me è il modulo di I. Così come E senza segno, chiaramente, è il modulo di E. Che cosa devo fare per fare il modulo di I? Devo fare modulo del numeratore diviso modulo del denominatore. Il modulo del numeratore è E senza segno, l'abbiamo appena detto. Il modulo del denominatore è radice di R quadro più omega L meno 1 su omega C a quadrato. Vedevate? Questa è la definizione di modulo di numero complesso. Va bene. Questo noi lo possiamo anche scrivere in questo modo equivalente, ovvero metto R quadro in evidenza qui, tra questi due termini, lo porto fuori radice, quindi diventa R, quindi qua ho E diviso R, radice di 1 più 1 su R quadro, omega L meno 1 su omega C. Ora, alla pulsazione di risonanza questo termine è zero, vedete? È definita proprio in questo modo, in modo tale da annullare questa, scusate, venite al quadrato. E la pulsazione di risonanza è definita in modo tale da annullare questa parentesi. Quindi alla risonanza questo, alla pulsazione di risonanza questo è zero. E quindi la corrente vale proprio E su R. Quando la pulsazione è differente dalla pulsazione di risonanza, questo termine è certamente positivo e va ad aggiungersi a questo 1 qui. Quindi, in tutti i punti omega differenti da omega 0, questo termine qua è maggiore di 1. Ok? E quindi la corrente in modulo sarà minore di quella che si aveva alla risonanza. Alla risonanza questo è 0. Oppure, quando non c'è risonanza, questo termine è maggiore di 0 e quindi a denominatore è una cosa più grande di 1 e quindi la I è minore di quella precedente. Quindi, in definitiva, questa quantità è il valore massimo di corrente raggiungibile, quello che si ottiene proprio alla risonanza. Quindi max diviso radice di 1 più, vabbè, lo scrivo ancora così, R quadro omega L meno 1 su omega C. Ok. Poi dopo magari faccio un po' di spazio. Allora, a questo punto, vabbè, sì, possiamo anche graficarla questa cosa, effettivamente. Vabbè, introduciamo pure quest'altro parametro, così ci troviamo tutto quanto già fatto. Allora, adesso introduciamo un altro parametro, il cui significato fisico sarà chiaro fra un pochino. Lo chiamo Q, si chiama fattore di qualità del circuito risonante, o fattore di merito anche qualche volta sulla descrizione, definito come Q uguale omega 0 L diviso R. Ovvero anche, questa è la definizione, ok. Ovvero anche, poiché omega 0 per L
è pari pure a 1 su omega 0 c da qui, questo si scrive anche 1 su omega 0 c, r per c, va, r per c. O ancora, poiché omega 0 ha questa espressione, questo si scrive come 1 su radice di lc, l su r, ho sostituito omega 0 il suo valore, ovvero ancora 1 su r radice di l su c. Vedete, quando io ho l diviso radice di l per c, l diviso radice di l fa radice di l, e poi c'è un radice di c sotto che rimane qui. Ok? Quindi questo è la definizione. Allora, con dei semplici passaggi possiamo vedere che qui abbiamo i max diviso radice di 1 più, allora, si vede facilmente perché in pratica quello che posso fare qui è fare Q quadro diviso omega 0 che è uguale a allora questo è pari a omega 0 quadro L quadro diviso R quadro diviso omega 0, ovvero omega 0 L quadro diviso R quadro, che è esattamente quello che si trova qui, no? E così analogamente si può vedere che, diciamo, questo termine viene fuori in quel modo là. Sono calcoli molto semplici. Va bene. Allora, questa quindi è l'espressione del modulo. Allora adesso la riporto qui, magari io potrei fare un po' di spazio, magari faccio la lavagna. Cancello qui. Lo scrivo così: i diviso i max uguale 1 diviso radice di 1 più quadro omega su omega 0 meno omega 0 su omega. Appoggiato. Ovvero scrivo anche l'altra espressione: 1 diviso radice di 1 più 1 su R quadro omega L 1 su omega C. Ho scritto le due espressioni equivalenti che abbiamo trovato precedentemente. Allora, come appare questa funzione I sui max? Allora, se io la diagrammo, diviso i max, allora che cosa osservo? Indico qua, allora, quando omega tende a 0 cosa succede? Allora, quando omega tende a 0 che cosa succede? Guardiamo, vabbè, è equivalente questa espressione qua. Allora, quando omega tende a 0, questo termine tende a 0, questo tende a meno infinito, c'è un quadrato, quindi tende a più infinito, sta al denominatore, quindi la corrente I sui max tende a 0. Quindi quando omega tende a 0, la corrente tende a 0. Quindi così. Questo omega. Quando omega tende all'infinito, ugualmente questo termine tende a 0, questo tende all'infinito, e quindi la corrente tende a 0. Quindi anche all'infinito tende a 0. Cosa succede in mezzo? Beh, seguendo il ragionamento che facevamo anche prima, quando la pulsazione è pari proprio a omega 0,
questo termine è nullo, l'abbiamo commentato già diverse volte, e quindi la corrente è la massima possibile. Se io metto qui omega 0, qui ho la corrente massima possibile, che vuol dire che omega i sui max è pari proprio a 1. E quindi l'andamento che io ho è un andamento di questo tipo. Un andamento a campana concentrato, diciamo così, attorno alla pulsazione di risonanza omega 0. Ora, per qualificare questo andamento in funzione della frequenza della quantità I sui max, cerchiamo di quantificare la ampiezza di questa campana. Cioè abbiamo capito che l'andamento è a campana, con un massimo centrale di omega 0. Quello che vogliamo capire è quanto stretta o larga è la campana, cioè vogliamo quantificare l'ampiezza di questa campana. Allora, come facciamo? Introduciamo un concetto che è molto, diciamo così, molto importante in ingegneria, che è quello di banda. La banda è un insieme di frequenze, un intervallo di frequenze, sostanzialmente. Quella che a noi interessa in questo contesto è quella che si chiama banda a 3 decibel. dB sta per decibel. Di che stiamo parlando? Allora, noi vogliamo quantificare l'ampiezza di questa campana. Quello che noi facciamo è quantificare questa ampiezza dicendo qual è l'intervallo di frequenze in cui la corrente I in modulo differisce dal valore I max di un fattore che adesso introduciamo. Se questo è 1, questo adesso vedremo sarà 1 sul radical 2, per motivo adesso che scrivo. Quindi la banda a cui sono interessato è l'intervallo di frequenze, questa la chiamo magari omega meno, questa la chiamo omega più, quindi da omega meno a omega più, tale che il valore di corrente I in modulo differisca dal valore I massimo al più di un fattore 1 sul radical 2. Un'attenuazione, come si dice, rispetto al massimo, al più di un fattore 1 sul radical 2. Perché si chiama banda 3 dB questa? dB uguale omega più meno omega meno, questa è la banda 3 dB, quell'ampiezza, quell'intervallo di frequenze, l'ampiezza di quell'intervallo di frequenze. Perché si chiama banda 3 dB? Perché il decibel è una misura, diciamo così, dell'attenuazione che corrisponde a dire questo lo scrivo adesso, lo commento. Allora, l'attenuazione di I rispetto al valore massimo misurata in decibel è definita come, è una definizione questo, quindi diciamo ci sono dei motivi, ma insomma non si può spiegare, la chiamiamo come definizione, è uguale per definizione a 20 per il logaritmo su base 10 della quantità I sui max espressa, diciamo, in termini normali, ok? Questa è la definizione. Ora, se io qua ci metto 1 sul radical 2, 1 sul radical 2, cioè quel valore che ho segnato lì, viene fuori, facendo 20 logaritmo in base 10 di 1 sul radical 2, viene fuori circa meno 3. Quindi, sto dicendo che la banda a 3 decibel è definita come l'ampiezza dell'intervallo di frequenza in cui l'attenuazione della corrente in modulo rispetto al massimo è al più di 3 decibel, ossia al più un fattore 1 su radical 3. È un modo diverso di misurare la stessa cosa, ok? È chiaro che questa quantità, questa B,
questa banda, mi quantifica esattamente quello che volevo, cioè l'ampiezza della campana. Se più ampia la banda, è più ampia la campana, se più stretta la banda, è più stretta la campana. Ok? Quindi ha senso quantificare l'ampiezza della campana con questo parametro B, banda a 3 decibel. Allora, come impostiamo il calcolo? Bene, bisogna impostare. Facciamo omega meno, ok? Omega meno, poi omega più sarà, diciamo, sarà tale che I a omega meno su I max è uguale a 1 su radical 2, no? Chiaramente. Questa è la definizione. Mi trovate? Ossia 1 su radice di 1 più q quadro omega su omega 0 meno omega 0 su omega al quadrato uguale 1 su radical 2. Sto imponendo chiamato omega meno, quindi omega meno, omega meno. Ovvero, ancora, levando la radice quadrata abbiamo, e portando tutto sopra, 1 più q quadro, omega meno su omega 0, meno omega 0 su omega meno al quadrato, uguale 2. Ti trovate? Ovvero ancora allora cosa mi conviene fare qui? Allora, sviluppiamo questo quadrato, vediamo se questo è il modo possibile di arrivare. Quadro che moltiplico omega meno su omega 0, facciamoci la parentesi quadra al quadrato, più omega 0 su omega meno al quadrato meno 2 volte omega meno su omega 0 uguale 2. Allora chiamiamo adesso y la quantità omega meno su omega 0, quindi qua abbiamo 1 più uguale che moltiplica y quadro più anzi scusate facciamo così allora 1 su y quadro anzi forse mi conviene scusate mi conviene fare diversamente esatto sì scusate, no, conviene fare, scusate, facciamo diversamente, sennò qua ci pelaghiamo nei calcoli inutilmente. Allora, cancelliamo qui, lo faccio diversamente. Allora, io qua ho, da qui di prima, un quadro, omega meno su omega 0, meno omega 0 su omega meno, al quadrato, uguale 1. Ok? Ho portato questo da questa parte, quindi ottengo questo. Ovvero, a questo punto sì, mi conviene far così. Q per omega meno su omega 0, meno omega 0 su omega meno, faccio la radice prima e secondo me, uguale più o meno 1. D'accordo? E quindi abbiamo adesso, ponendo a questo punto adesso y uguale omega meno su omega 0, qua abbiamo q che moltiplica y meno q forse mi conviene fare addirittura forse vabbè stessa cosa possiamo fare così 1 su y uguale più o meno 1. Giusto? Quindi moltiplicando per y abbiamo q y quadro meno q meno più y uguale 0. Trovate?
questo punto posso risolvere per y questa equazione del secondo grado e dire y uguale meno più 1 meno più radice di q al quadrato meno 4 q al quadrato più 4, scusate, più 4 q al quadrato. Diviso 2q. Scusate, un po' sbagliato perché devo fare io al quadrato, quindi è 1 meno 4, scusate, qua c'è 1, pardon. Mi trovate adesso? Trovate ragazzi? O ho fatto altri errori? Ci siamo? Ok. Allora. Quindi, omega meno su omega 0 uguale meno più 1 su 2q meno più radice di uno che viene fuori da questo più 1 su 4 q al quadrato, così. Benissimo. Allora, poiché io sono, mi avete seguito fin qui? Allora, poiché io sono interessato a omega meno, allora prima cosa deve essere una quantità positiva e poi deve essere una quantità minore di omega 0, quindi omega meno su omega 0 deve essere minore di 1, deve stare a sinistra, e quindi alla fine io devo scegliere come segni. Allora, se io scegliessi meno non andrebbe bene perché avrei una quantità positiva. Se io scegliessi più avrei una quantità negativa, no? Se scegliessi meno, se io scegliessi più meno avrei una quantità negativa ancora, perché eh sì, perché io sottrarrei qui qualcosa di più grande, esatto. Quindi quello che devo fare è scegliere omega meno su omega 0 pari a meno 1 su 2q più radice di 1 più 1 su 4 più 4. Esattamente. Se io facessi lo stesso ragionamento per omega più, troverei omega più su omega 0 uguale a più 1 su 2q più radice di 1 più 1 su 4 più 4. Questo è Q, eh? Esattamente. Quindi, alla fine, la banda 3dB definita in questo modo, facendo la differenza di questo meno questo, viene fuori
omega 0 diviso praticamente devo fare questo meno questo, quindi si semplificano queste, queste radici quadrate qui, e questo meno questo fa 1 su q, e quindi viene fuori questo. Va bene. Allora, quindi questa è la banda. Se io volessi visualizzare questa cosa in termini grafici, troveremo che al crescere del fattore di qualità, diminuisce la banda in maniera inversamente proporzionale. Quindi, se io faccio crescere il fattore di qualità, l'andamento della curva diventa quello che ora vi faccio vedere. Questo al crescere. Quindi al crescere di Q io ho questa campana che via via si stringe fino a diventare veramente quasi, diciamo, uno spillo, diciamo così. Ok. Allora, per modificare il fattore di qualità, vedete, sta scritto qua, io posso modificare uno di questi tre parametri. Normalmente, poiché da LC dipende la pulsazione di risonanza, mentre Q dipende non solo da LC ma anche da R, per modificare il fattore di risonanza normalmente si usa la resistenza. Quindi quanto più piccola è la resistenza, tanto più alto è il fattore di qualità, quindi tanto più stretta è la banda. Beh, qual è, diciamo così, l'utilità di avere una banda stretta o larga? Allora, avere una banda stretta, quindi un fattore di qualità molto alto, può essere utile in applicazioni di cosiddetto filtraggio. Accendo qualcosa, poi ci interrompiamo. In che cosa cioè consiste questa cosa? Un circuito di questo tipo, con questo tipo di comportamento a variare la frequenza, permette di filtrare il segnale d'ingresso. In che senso? Immaginate, per esempio, adesso lo faccio qui magari, cancello, allora cancello qui, vabbè, queste definizioni le abbiamo scritte, poi ad occorrenza le mettiamo qui, no? Allora, immaginiamo che questo circuito. Allora, supponiamo che il circuito di partenza, no, l'ho cancellato, supponiamo che il circuito di partenza abbia facciamo un caso numerico, allora, se lo faccio proprio numericamente così vi faccio apprezzare. Allora, immaginiamo che il circuito di partenza abbia un generatore che contiene al suo interno due sinusoidi che si sommano, cioè dal 2 è seno di omega 1 t più radical 2 è seno di omega 2 t, dove è grande e pari a 1 volt, omega 1 uguale 3162 radianti al secondo, omega 2 tutto qua 4000 radianti al secondo, e questi sono i parametri circuitali. Allora, con questi parametri che cosa possiamo dire? Cosa succede? Allora, io ho che il generatore, ricordo, il circuito di partenza è questo qui, quello vero, no?
questo. RLC. E questa è la corrente. Allora, il circuito è questo qui. Allora, io ho un generatore che è somma di due generatori, sostanzialmente due valori. Uno sinusoidale a pulsazione omega 1, uno sinusoidale a pulsazione omega 2. Allora, poiché è un circuito lineare quello in questione, posso applicare la sovrapposizione di effetti, certamente, e quindi far agire, diciamo così, ciascuno dei due pezzi del generatore singolarmente e trovare gli effetti di questi due termini del generatore sulla soluzione di regime sinusoidale in termini di corrente. Quindi posso trovare alla pulsazione omega 1 e alla pulsazione omega 2 i due valori di corrente, ok? Li chiamo facciamo così, io omega 1 in modulo, sì, e io omega 2, facciamo in modulo, va. Allora, se io metto dentro questi numeri, ottengo che la pulsazione di risonanza, che è 1 su radice di LC, mi ricordate, è pari proprio, con questi parametri, è pari proprio a 3162 radianti al secondo. Il fattore di qualità, che è 1 su R radice di LC, mettendo dentro questi numeri, viene fuori 316.2, è un numero brutto il fattore di qualità, 316. Benissimo, la corrente massima, che è pari a E diviso R in modulo, vi ricordate, è pari chiaramente a 10 ampere, E diviso R fa 10 ampere. Allora, quanto vale I di omega 1? Poiché omega 1 coincide con la pulsazione di risonanza, la corrente di omega 1 è pari proprio al massimo. Siamo qui proprio. Siamo proprio sul massimo. Quindi I è pari proprio al massimo, cioè 10 ampere. Quando io ci metto omega 2, ecco, ci metto omega 2 qua dentro, faccio questo calcolo e viene fuori I su I massimo. pari a 0,67 e quindi la corrente I alla pulsazione omega 2 viene fuori pari a 0,0667, diciamo 0,07, facciamo solo una cifra, ampere. Se io ricordo poi come si fa a fare la il passaggio alle sinusoidi, osservo che la corrente I di T al regime, una volta che si è raggiunto il regime, sarà pari alla somma di radical 2 10 seno omega 1 T più una certa fase alfa 1 che non conosco, più radical 2 0,07 seno di omega 2 T più alfa 2. Ho trovato questi due moduli, li riporto come sinusoidi usando la solita regola, no? Mi trovate? Che cosa quindi osservo? Osservo che in ingresso, diciamo così, cioè in termini di generatore indipendente di tensione, io ho un generatore che ha due sinusoidi dentro di uguale ampiezza, pari proprio a E grande in volta. In uscita, diciamo così, cioè in termini di corrente nel sistema, sono tutte uguali le correnti, ho due sinusoidi ancora, ma di ampiezza molto differente, vedete? Quella, la pulsazione di risonanza, domina rispetto all'altra. Ecco, diciamo, il principio del filtraggio. A fronte di un segnale d'ingresso che ha un contenuto in termini di sinusoidi ampio, diciamo così, cioè ha diverse sinusoidi al suo interno, in uscita, cioè in termini di corrente, ho praticamente solo la sinusoide concentrata alla frequenza di risonanza. Quindi in questo modo io riesco a filtrare la componente dell'ingresso con frequenza pari a quella di risonanza. Le altre saranno in qualche modo attenuate, vedete, da questo meccanismo che abbiamo qui descritto. Quindi avere un circuito risonante con un alto fattore di qualità
permette di avere un alto potere filtrante, cioè di discriminare molto bene la frequenza di risonanza rispetto alle altre. È chiaro che se io avessi un circuito risonante con una campana più larga, quindi Q invece di essere 316, se Q fosse 3, tanto per dire, avrei una campana molto più larga e quindi un'attenuazione molto più limitata. Chiaro? Mi avete seguito, ragazzi? Bene, quindi sembrerebbe da questo ragionamento che avere un fattore di qualità alto è un fatto positivo. In realtà non è sempre così. Magari facciamo un po' di pausa e dopo la pausa spieghiamo perché.